Il riscaldamento globale è causato da... Devo studiarmi la prima risposta, io lo dicevo. No, non ne so molti, forse perché non ne parlano troppo in giro. Ma cos'è causato? Il global warming è questo problema che ci affligge da un po' di tempo ed è causato principalmente dall'inquinamento. Ci sono anche però dei modi in cui, che possiamo, con i quali possiamo ridurre questo global warming. Al posto di utilizzare la macchina anche per fare brevi tratti per andare a scuola, possiamo utilizzare la bicicletta oppure andare a piedi. Principalmente conosco il sud Italia, dove c'è questo problema in cui la scarsità di affetto nei confronti dell'ambiente causa molto inquinamento e infatti ad esempio ci sono molti sacchi dell'immondizia per terra e questo causa un problema con l'ambiente. Allora, hai detto le cause? Il global warming comporta gravi problemi sull'ambiente, per esempio lo scioglimento dei ghiacci e diciamo un effetto a catena che si riversa un po' su tutta la nostra vita. E siamo arrivati a un livello critico, a parer mio. Danneggia sia noi che gli altri animali, che tutto il mondo vegetale. E siamo proprio noi la causa principale di questo danneggiamento continuo. Il global warming... Sì, ho notato che gli inverni sono un po' più caldi, il clima è cambiato comunque, penso che la causa sia il global warming, l'inquinamento comunque portato dall'uomo. Il surriscaldamento globale ha probabilmente più cause di quanto non si pensi. La teoria per cui derivi tutto è soltanto dall'inquinamento causato dall'uomo trova anche dei detrattori, perché in molti casi non si tiene conto di altri fattori, quali anche molto semplici, quali variazione dell'asse di inclinazione terrestre o cosiddetta precessione degli equinozi e altre concause che andrebbero studiate più approfonditamente. Personalmente penso che ci sia anche in questo caso un business dietro la lotta al global warming. Fammi un'altra domanda. Le parole inglesi che possiamo legare al tema del global warming sono appunto surriscaldamento climatico, quindi global warming, climate change, quindi cambiamento climatico, greenhouse effect, che sono appunto l'effetto serra causato dal greenhouse gas, cioè il gas serra. Possiamo ricordare Plinio il Vecchio, il quale è andato a vedere che cosa succedeva a Napoli durante l'eruzione del Vesuvio e in questo suo impeto di soccorso e interesse scientifico morì, come ricorda il nipote in un'altra sua opera. Quindi l'interesse scientifico per ciò che è un evento naturale decisamente spaventoso e anche inquinante, se vogliamo, c'è sempre stato nel mondo antico come in quello attuale. L'uomo inizia a produrre quei beni di consumo che sono dei beni durevoli, come per esempio frigoriferi. Questi beni di consumo durevoli vengono acquistati da tutte le famiglie, vengono utilizzati materiali che non sono buoni per l'ambiente, che hanno causato in quel periodo i frigoriferi fatti in un certo modo con un certo elemento che adesso non mi viene in mente, causano appunto il riscaldamento globale, perché viene liberata una particella nell'aria che si intacca allo strato dell'ozono. L'uomo inizia a causare un maggiore inquinamento proprio con questa seconda rivoluzione industriale. Cosa che a me piace tantissimo anche sono i pannelli fotovoltaici, che aiutano a risparmiare in casa. Le tipiche cose che comunque si fanno riguardo allo spreco dell'acqua, poi a casa mia facciamo spesso raccolta differenziata. Soprattutto noi che siamo giovani, che siamo il futuro di questo mondo, siamo coloro che possono fare qualcosa per questo problema. Dai, nient'altro? A posto, va bene. Save me.
estate.